Anche la Terra Santa ha voluto dare il suo saluto a Monsignor Pietro Sambi, scomparso negli Stati Uniti il 27 luglio scorso. Lo ha fatto così, con una messa di suffragio, concelebrata nella concattedrale del Patriarcato Latino di Gerusalemme dagli ordinari cattolici di Terra Santa e partecipata dai tanti fedeli, laici e religiosi, che lo hanno conosciuto qui, quando fu nunzio per Israele, oltre che delegato apostolico per Gerusalemme e territori palestinesi, fra il 1998 e il 2005. Un vero pastore, credibile e gioioso, e straordinariamente comunicativo. Un arcivescovo che veramente amò questa Terra Santa, alla quale molto ha donato. Questo ricordo commosso del Patriarca Latino di Gerusalemme, Monsignor Fuad Tual, che nella sua omelia ha anche ricordato il viaggio del Beato Giovanni Paolo II in Terra Santa, nell'anno del Giubileo del 2000, viaggio preparato da Monsignor Sambi con straordinario impegno e il coraggio che sempre egli ebbe nel denunciare a voce alta le ingiustizie e nel lavorare a favore della pace. Il Patriarca ha ricordato in particolare l'importante e fondamentale ruolo che ebbe Monsignor Sambi durante l'assedio della Basilica della Natività di Betlemme nell'anno 2002.